Sono le 19 del 7 dicembre quando, dopo la benedizione di Don Giuseppe Germinario della Chiesa dei Santi Medici, è acceso l'albero di Natale in piazza Menotti Garibaldi, a cura dei volontari dell'APO Onlus di Ruvo di Puglia. Un altro albero di Natale per l'APO, un albero che simboleggia i successi di questa associazione. Sì, successi, la vita di questa associazione. Per noi ogni giorno è Natale, ogni giorno che facciamo ambulatorio di prevenzione oncologica, ogni giorno che riusciamo a fare una diagnosi precoce, ogni giorno che confortiamo anche le persone che poi non ce la fanno. Ogni giorno è Natale e questo albero noi l'abbiamo cominciato a donare alle chiese cominciando dalla periferia di Ruvo e adesso ci siamo ritrovati al centro. Valutavo proprio questo. Ma il centro è poi il centro oppure il centro è la periferia e la periferia sono il centro? Dipende soltanto da noi. L'importante è che ogni persona rappresenti il centro e la periferia del nostro essere quotidiano e del nostro voler aiutare gli altri. Il 7 gennaio ci sarà una cena di beneficenza? Sì, anche quello. A fine anno, a ogni inizio anno, cioè, noi facciamo questo pranzo di beneficenza, è un pranzo in effetti più che una cena, che serve soprattutto a ritrovarci e a fare il punto della situazione, di quello che è stato fatto, di quello che vorremmo fare, non sempre riusciamo a farlo, però ogni anno qualche cosa poi alla fine l'abbiamo fatta e questo ci conforta e ci, diciamo, spinge a continuare nella nostra attività. In effetti sì, il 7 dicembre ogni anno abbiamo degli ospiti, quest'anno siamo ancora un po' così, ma sicuramente qualche ospite a sorpresa ci sarà, che ci verrà a trovare, qualche amico, e ci sarà da divertirsi anche. È un momento di spensieratezza, ma anche di propositi per il futuro. Presenti i membri della Pia Unione dei Santi Medici, i volontari dell'APO e le autorità. L'accensione è stata accompagnata dalle note dell'Orchestra Giovanile Apulias.